Un saluto a tutto il gruppo, siamo qua oggi tutti riuniti per fare un altro appuntamento per le lezioni che servono a istruire tutto il gruppo, tutti i pazienti e quindi ampliare quella che è la university che serve a divulgare, a fare informazione corretta, okay? E non diciamo, confondere le idee, ma chiarire sempre di più i concetti che riguardano la riabilitazione della bocca. Come sempre io apro con le domande insomma, del gruppo. Se voi state guardando qui e avete delle domande, scrivete qua, io posso dare risposta. Ci sono anche pazienti qua presenti che non inquadro, posso anche inquadrare, faccio vedere che c'è la sala o che non vogliono che inquadro. Eccoli là, vi faccio vedere. Ok, l'aula c'è, noi stiamo tutti qua pronti. Di che parliamo oggi? C'è qualcosa in particolare che vorreste chiedermi? Qualcosa che non vi è mai stato così chiarissimo? Qualcosa che secondo voi è un qualcosa che si potrebbero domandare anche altri a casa e potrebbe aiutare a chiarirvi le idee meglio? Domande? Eccolo qua, è arrivato mio zio. C'è Inga che scappa. Allora, questa è una protesi, se non ci sono domande io parto. Ok, questa che tipo di protesi è? Vediamo qua il livello di preparazione. Alzata di mano. 4 for, all on 4 4. All on 4 4. chip, All on 4. All on 4. 4, perfetto. 4. All on 4 è questa, ok. Come vi sembra sta protesi? Mica troppo bella. Ma quella lì non è quella che va su più i bottoni, perché mi sembrano fuori quegli agganci lì. È così. Poi questa, allora andiamo sul gruppo, per esempio, dottori, vado sul gruppo dottori e vi apro un'altra fotografia. Vediamo un attimo se troviamo fotografie di un'altra protesi, per esempio nostra. Ok, questa è una protesi fatta da noi. Bene. Guardate, allora, questa protesi è questa protesi. Questa protesi è questa protesi. Questa protesi è questa. Che differenza c'è tra questa e questa? Parlo di macro differenze, concettualmente, no? Questa. No, Beh, penso nella dentatura, mi sembra. acqua, La gengiva. fuoco, gengiva. Sì. L'impianto. Gli impianti, sì, qua ce n'è 4, qui ce ne sono 6. Ma c'è anche uno molto più passato. Sì, quello dipende perché l'impianto va dove c'è l'osso. Quindi se l'osso lì ne aveva perso tanto, lì da quel lato sono in alto gli impianti e ci sarà anche più gengiva simulata per compensare. Dall'altro lato invece ha perso meno osso e c'è meno gengiva per compensare. Qua invece c'ha una forma diversa la gengiva. Sì, sembra che raccolga Scavata? sì. Qua? L'osso, Questa raccoglie? No. Questa? Questo sì. Abbiamo capito, per cui il cibo può infiltrarsi dentro e rimanere lì infatti. Bravo! Dopo quanto perdi gli impianti qua? Massimo Subito, dopo 2 anni, 2 anni. Bravo, ti un'infezione. viene una grave infezione. Dai. Lo penso Ok? davanti la prossima volta. Sono dettagli. Però sono dettagli che poi fanno la differenza tra aver buttato i soldi e trovarsi un danno biologico, un reintervento chirurgico di una rinoplastica andata male. Delle volte le chirurgie vanno male perché sono sbagliate le medicazioni, i medicamenti, oppure perché è sbagliata la selezione dell'intervento rispetto a quello che dovrebbe essere fatto. Per esempio, se va fatto un intervento di un certo tipo, chi non lo fa di professione, magari non fa tutti i giorni quell'intervento, ti dice qua va fatto questo. Magari è più portato a fare quello che fa tutti i giorni. Ok, ma non è detto che quello che poi fa sia esattamente quello che ci voleva in quella condizione. Poi cosa vediamo qua? Provo adesso a zoomare. Ok, questa, vedete questa parte qua, queste simulazioni.
Ok, andiamo dove che stavo, perso segno, andiamo su, qua pure, guardate questa protesi. Concava o convessa? Questa sembra convessa. Convessa. Deve essere una protesi autodetergibile, se dici. Autodetergibile significa che quando io parlo, il movimento di labbra, lingua, la produzione della saliva puliscono quello che c'è in bocca, per esempio i miei denti. Ma se ho una protesi che non è come un tetto, immagina un tetto della casa così, si sfonda, un tetto della casa spiovente. Questa non è autodetergibile. In più, se faccio uno zoom, si vede chiaramente che questa è resina. Questa è plastica. Ok? Questa è ceramica. Questa è composito. Scusa, composito. Questa è zirconio. Questa è plastica e i denti sono plastica. Ok? Non l'avevate, non ve ne siete accorti. Gli addetti ai lavori se ne accorgono. Io se vedo una foto capisco subito che materiale è. Questa è plastica. Questo è il foro dove viene stretto. Scusi la mia ignoranza. Sì. Praticamente quell'impianto lì che va dentro, cioè la vite, sì, è in plastica? No, l'impianto è questo, è titanio. Fuori i denti sono di plastica, sono dei denti in plastica avvitati sopra gli impianti titanio. Questa è una protesi che noi facciamo come protesi provvisoria. C'è qualcuno che ha i provvisori avvitati qua in stanza? Ancora no. Ancora no? Qualcuno è giù in clinica? Ok. Queste noi le facciamo per un tempo di guarigione, ma poi si buttano. Dopo 6 mesi sono protesi provvisorie, si buttano, vanno buttate queste. Perché la plastica è un materiale morbido che si consuma e serve ad assorbire gli urti. Se va, perché voi direte, ma sono così terroristi a fare questi lavori così? Perché? Perché? O non li sai fare, o li hai iniziati a fare da poco. Ok, questa è una pagina che io spesso prendo come esempio. Se io vado a vedere altri casi, andiamo a vedere altri casi, affollamento, ha cambiato tecnica. Prima invece facevano i perni lunghi dove uscivano sulla gengiva, dalla gengiva, e incollavano la protesi sopra. La protesi ha dei fori dove entrano dentro quei perni, con la colla, col cemento, gliela bloccavano sugli impianti. Non è un protocollo internazionale. Okay. Le capsule? No, perché io sto facendo da mesi, un paio di mesi, iniziato a sbugiardare e far vedere. Li hanno avvisati, ha detto ok, facciamoli avvitati. Non li sanno fare. Ok, farli avvitati non vuol dire prendere le componenti e avvitare, ma è concettualmente capire come va fatta la protesi. E non puoi farle di plastica perché si rompono. Però siccome loro devono usare quei pilastri, non più questi pilastri, e fare sopra un ponte in metallo e ceramica incollato, hanno fatto la domanda, sto ipotizzando, se, ok, prendiamo i cosi, come si usano? Devi immergerli nella resina e la blocchi. Ok, quindi loro prendono, torniamo sull'immagine di prima, ricordatevi di questi pilastri, ok, prima facevano questa operazione. Costano poco questi pilastri, ok? Se invece usi gli altri, multi-unit abutment, si chiamano gli snodi per avvitare, costano di più il doppio. Se, e in più devi usare certi tipi di impianti, ok? Non li fanno per tutti gli impianti, sono quelli che noi chiamiamo per esempio i premium, che da noi costano un po' di più. Allora, cosa fai? Sì, faccio i denti avvitati, però siccome ho dei costi, non posso aumentare i prezzi, perché sennò il paziente mi scappa, quanti impianti fai? Di più o di meno? Risparmio sul numero, ne metto meno, però li faccio avvitati, però non ho condizionato la gengiva, ok, e ho una gengiva che è convessa, vedi che la gengiva è convessa, ok, se io ho questa situazione perché prima con i provvisori, che anche quelli devono essere avvitati, non ho condizionato la gengiva, faccio come se la gengiva faccio dei bozzetti dove poi si vanno a pigiare le teste dei denti. Vediamo se vi faccio vedere, per esempio, vedi che qua c'è il bozzetto.
qui c'è il bozzetto, ok? Qui c'è il bozzetto, questi servono a condizionare la gengiva, questi bozzetti. Qui dietro ci sono gli spazi per far entrare le setole morbide dello spazzolino morbido e pulire sotto la protesi. Quella invece è impossibile da pulire, perché anche lo spazzolino morbido soft qua non riesce a pulire fino a quella zona.